Ciao a tutti, oggi è sabato 14, siamo a casa di quella signora che la professoressa Luisella, che ha cura del rondone che abbiamo trovato ferito e che ce lo sta curando. Salve signora. Salve. Può dirmi qualcosa? Allora, il piccolo è pronto per partire, perché la ferita era meno grave di quello che pareva. Non ha niente di rotto. No, e come vede, le ali le muove bene, lo vede. Ma dobbiamo anche dire che i rondoni della zona di Alessandria il 15 partono, massimo il 18, domani. Rimangono solo le retroguardie. E tutte le famiglie di rondoni si riuniscono per intraprendere la grande traversata. Quindi lui lo sa e non mangia più, perché i rondoni, quando si sentono pronti, 2 giorni prima, ecco, vedete, di intraprendere il volo, per essere più leggeri, rifiutano il cibo. E dove vanno nella loro traversata? Guardi, fanno chilometri e chilometri, passano le montagne e si riforniscono di insetti, piccole zecchette che si mettono addosso, che si trovano sotto il tetto, che loro non tolgono, così durante la traversata mangiano. E un orfanello come questo, come potrà resistere ad una lunghissima traversata così? Questa è un interrogativo molto difficile. Lui dovrebbe ricongiungersi alla sua famiglia. Le famiglie dei rondoni sono molto compatte. Ci sono i figli, i nipoti, i padri, e intraprendono la traversata tutta insieme, ma tutte le famiglie insieme, con i capi che aprono l'aria come quello delle rondini. Lui sa che deve andare, lo sa, e quindi è molto impaziente, non mangia più. Io l'ho imboccato prendogli il becco a forza, però non posso farlo tante volte, perché poi gli scasso il becco. Ecco che è partito. È un maschio o una femmina, professoressa? È una femmina perché sulla coda è chiara. I maschi in genere hanno il piumaggio più scuro sulla coda. Vede che parte? Sì, sì. Adesso, quando tenteremo di farlo ricongiungere al gruppone dei rondoni di Alessandria? Guardi, dato che non possiamo portarlo in via Trotti, dove l'avete trovato, dove è caduto, e bisognerebbe sempre portarlo dove è caduto, perché lui trova, vieni qui tesoro, perché trova i genitori. Certo. Allora andremo alla cittadella, perché verso le 7:30, le 8 di sera arrivano dalla campagna, dal mare, dalle prove volo, tutti piccoli e tutti rondoni coi genitori. Quindi l'unica sua chance è quella di unirsi al gruppo degli adulti e dei piccoli, in modo che li segue, e stanotte stanotte non ancora, e penso che si infilino ancora sotto il tetto, perché partono di mattina prestissimo. Ma è in grado di fare? Questo non lo so. Un'incognita. È un'incognita. Quando si lascia andare un rondone, purtroppo, è sempre una grossa incognita. Perché anche i genitori non sanno se i piccoli ce la faranno. Non lo sanno. Ma lei non sa che tasso di mortalità c'è? No? Alta, molto altissima. Alta. Sì, altissima. Quindi dipende anche dalla traversata, il vento che trovano. Loro aspettano il giorno, che può essere 14, 15, 16, in cui sentono che i venti li possono accompagnare. Li accompagnano. Perché arrivano fino, e non ce la fa più, vuole partire, arrivano fino a 130, 140 all'ora. Conviene rimetterlo nella scatola, sì, allora. Certo. E quanto tempo potrebbe avere un rondone così? Oh, pochissimo. Pochi mesi? No, al massimo a 25 giorni. Ma perché la natura li fa
partorire poco tempo prima di partire. No, non è un po' un inganno? Ma in realtà questo è già un adulto, perché le ali sono completamente sviluppate. E poi loro sanno che in agosto i moscerini e le zanzare diminuiscono, soprattutto i moscerini, per il caldo. E poi devono aspettare il vento, le correnti d'aria, perché durante la traversata non possono posarsi se non trovano proprio buchi, qualcosa. Ma hanno le zampe fatte in modo particolare, vero? Sì, sono fatte per così, non possono star dritti, sono fatte per aggrapparsi di lato. Quindi se cadono a terra non c'è più niente da fare. Fare. O trovano un umano che li prende e li butta, che li lancia. Come abbiamo fatto noi, solo che era ferito questo. E esatto. Non andava, infatti. Non lo so, non abbiamo provato a lanciarlo, ha messo subito in una scatola. Certo, comunque una volta che sono per terra non c'è più niente da fare, sono muoiono di fame. Destinati alla morte. Muoiono. E i genitori non possono sollevarli, non possono fare niente. E difatti che stanno anche sulle pareti verticali. Sì, se trovano per esempio una parete di roccia con dei buchi o su cui aggrapparsi, possono dopo riposarsi. Però la loro grande fortuna è che se incontrano la corrente giusta, loro planano, cioè non battono più le ali, sì, si riposano in aria. Un po' come le barche a vela. Pensi che dormono volando e si accoppiano volte volando. Ho sentito che fanno la traversata in un senza fare soste. Sì, è vero. Quindi sono animali fortissimi. Fortissimi. E anche i piccoli sembrano fragili, ma sono fortissimi. Cioè fanno praticamente circa 8.000 chilometri. Sì, esatto. Però in un colpo solo. Però sì, qui il 18... Senza soste. Il 18 in genere... Dico in genere, perché dipende sempre dal clima, dal vento. Quest'anno sono arrivati da noi molto tardi. Ma come mai arriva a luglio? Non è un po' troppo anticipato? Dipende dalle condizioni di vento che trovano in giro. Loro lo sanno. Che io pensavo che invece tutte queste migrazioni si avvenissero alla fine della stagione estiva, no, cioè in agosto. Le rondini a settembre, le rondini. Ma vanno abbastanza vicini. Anche in autunno. Anche in autunno. E vedi, questi sono molto anticipati. Questi perché sì. Perché è luglio, eh? Perché è luglio. Però si ritrovano nel meridione. Ah, fanno quindi una... Con altri rondoni. Ah, quindi una piccola sosta la una fanno. Una piccola sosta. Si ritrovano tutti nel meridione. Sì, un raggruppamento. Prima di partire definitivamente. Ah, quindi sì, partono dal nord, si raggruppano e si... Magari vanno in Puglia, poi dopo... Esatto. Si raggruppano... Attraversano Otranto. Sì, esatto. Probabilmente, se vanno di lì. Una cosa, lei il 18 vedrà ancora dei rondoni. Non si faccia ingannare, il nucleo dei giovani, delle femmine e dei capogruppi è partito, poi rimangono i vecchi. La retroguardia. No, quelli che non ce la faranno. Oppure le femmine con i maschi che non ce l'hanno fatta levarli in tempo. E che fine faranno? Partono anche loro, mentre i vecchi rimangono qui e muoiono. Non fanno la traversata. I vecchi malati, lei vedrà dei rondoni a fine luglio, ma sono quelli che purtroppo non ce la faranno. No. Loro sanno che non ce la fanno. La natura è proprio un libro, eh? È un libro. Io avevo, bisogna saperlo leggere. Avevo una amica, la Rivolo, che veniva chiamata la signora dei rondoni. Ah, è quella che ci avevano indicato per prima. Agave. Lei ne ha allevati tantissimi. All'inizio li avevo insegnato io, poi ha fatto la strada per conto suo. Ha scoperto che amavano per esempio molto quel cantante Giorgio che a noi non piace tanto, Zucchero. Amano molto la musica di Beethoven. Ecco, e ne ha allevati tantissimi e naturalmente lanciandoli molti li hanno persi, perché il destino loro purtroppo.
se uno non li trova, non li recupera, li ha curati per tanto tempo e poi non li trova più, cadono per terra. Però ce ne sono alcuni, anche due che gli ho portato io, che lanciati due o tre volte non c'è niente da fare, non ce la fanno volare. E quindi li ha tenuti? Li ha tenuti. E ce ne aveva alcuni tutti in fila in camera, che imboccava d'inverno, perché ovviamente non volano, erano tutti in fila e stavano qui tutto l'anno. Capito. E poi li provava a rilanciare. L'anno dopo a rilanciarli. Ce n'aveva alcuni che erano qui da 2 o 3 anni. Io 2 anni fa, ho provato a telefonare, perché eravamo amiche, ma purtroppo mi ha risposto quello che io penso fosse un infermiere, un badante. I signori Rivolo non sono più disponibili. Ho provato tantissime volte, o non rispondevano. Sono malata, addirittura sei la testimone di nozze. Sì. Mi pare di aver, qualcuno mi ha detto che c'è uno di due sul sito dell'hotel, qualcuno mi ha detto, non so se sia vero o meno, perché sono molto segreti, molto... Parliamo questo... quando tenteremo di liberarlo? Stasera, perché ho paura si intebolisca troppo. E zona Cittadella? Sì, è l'unico posto. Perché c'è un raduno di tutti, perché i rondoni? Non ci sono alberi, quindi non può cadere tanto sugli alberi, ci sono degli spiazzi abbastanza di prato. Poi arrivano dalla gita, diciamo così, dalla prova volo, tutti lì i rondoni, prima di smistarsi nella città. Quindi abbiamo 20 probabilità su 100 che li trovi anche i suoi fratelli e i suoi genitori. Buono, molto bene. Comunque, è lei che mi ha detto che aveva lanciato un rondone anni fa e tutti gli anni che lo veniva a trovare? 8 anni. È una bella cosa, eh? Io abitavo a Novi Ligure, in una casa dove nidificavano tantissimi rondoni e tanti ne cadevano purtroppo quando pioveva, perché scivolano. E rifacendo il tetto mi sono accorta che un rondone adulto era caduto sul tetto, si era incollato completamente. L'ho recuperato e una penna ho dovuto tagliargliela, una penna remigante, quella delle ali, quindi c'avevo un buco nell'ala. E poi con olio, a poco a poco, ho fatto andare via il catrame e i solventi che mettono sui tetti. Si è salvato, mi viveva qui. Io allora facevo gli esami di Stato e dovevo portarmelo agli esami di Stato, perché devono mangiare tantissimo. Adesso non mi ricordo quante volte il loro peso, però lei faccia il conto che ogni ora devono mangiare qualcosa. Quando piove stanno senza mangiare, appena il sole ritorna li vede proprio che parte. Ecco. Però non possono star molto senza mangiare. Va bene. Questo rondone l'ho liberato e lo riconoscevo perché si vedeva proprio il buco nell'ala, quindi non potevo sbagliarmi. Lo chiamavo rondonino. L'ho liberato, dopo la sera dopo ero sul balcone in alto e vedo un rondone che mi passa proprio vicino al viso a una velocità folle. Dico, questo rondone ha un'ala bucata, no? Oh, è arrivato per 8 anni, mi ha fatto conoscere la famiglia, era un maschio, mi ha portato figli, moglie, tutti quanti, ecco, e arrivava a Pasqua. Io avevo lo studio aperto, lui entrava nello studio senza fermarsi, faceva il giro della camera, urlava, mi avvisava e poi andava. E tutte le sere tornava a salutarmi. Che bello. 8 anni. Una bellissima storia, anche perché anche questi animaletti hanno una sensibilità. Ma tutti. Che forse noi umani. No. Ma tutti gli animali, eh? Forse noi animali, umani, guarda, non abbiamo. Tutti gli animali. Nella stessa misura. Sì, ecco. Sì. Poi ci sono delle rare eccezioni. Lei è una persona molto sensibile.
Loro usano ancora l'istinto, certo. Io uso il cuore, noi non abbiamo più né il cuore né l'istinto purtroppo. L'istinto ce l'hanno proprio tarpato, il cuore. Ce l'hanno proprio tarpato completamente. È un sentimento sì, sempre più raro. E i cinque che c'è... Cosa dici? Terminiamo volevo, qua. Sì, volevo chiedere una cosa, signora. Sì. Eventualmente sì. Se noi avessimo bisogno sì. diciamo della sua consulenza problema, è sempre disponibile sì. Sono sempre disponibile per qualsiasi animale visto bene. Che arrivano tutti da me, guardi, va in bene. Pericolo molto bene, non molto c'è molto problema okay. Naturalmente animali adesso ringraziamo sì. la nostra professoressa per la sua disponibilità e soprattutto per la sua competenza. Sì, certo. Perché con parole a volte anche che a noi sembrano semplici, ci ha descritto un mondo di relazioni, un mondo di vita e di esistenza. Calcoliamo che se non ci fosse stata la signora probabilmente questo qui sarebbe morto, questo rondone. Sì, perché non con, la, con la nostra ignoranza. Ma non è facile sapere tante cose, soprattutto i rondoni, quando cadono nessuno li prende. E tanto che voi l'abbiate preso, l'avete. Sì, ma, sì. Perché un po' hanno paura. Però non avete provato a lanciarlo. No. Subito forse aveva quel dolore, perché il dottore mi ha detto che comunque aveva una ferita. Sì, sì, sì. Aveva una ferita. Sì, sì. Niente di rotto, ma aveva una ferita. Abbattuto contro. Infatti deve essere caduto perché è stato trovato in mezzo ai vasi. Diciamo allora che era andato a sbattere. A nascondersi. Certo. Va bene. Certo. Vabbè, allora adesso io chiudo, saluto la signora, grazie del suo fare. Si figuri. Va grazie bene. A voi. Okay. Ciao a tutti, io vi saluto da Valmadonna, arrivederci a tutti.